Torniamo in diretta dalla Web TV Radicale e come vedete sono già presenti Marco Marchese e Donato Volpicella. Il momento è importante, c'è un po' di suspense perché tutti abbiamo votato, quindi adesso è il momento dei risultati. Io lascio la parola a Marco Marchese che ha ottimamente fino ad ora diretto la presidenza e faccio i miei personali complimenti a Donato Volpicella per il lavoro che ha fatto la segreteria di presidenza. Allora, Marco, partiamo con l'illustrazione degli emendamenti e i risultati, però devi fare prima delle precisazioni, giusto? Esatto, allora mi associo anch'io al ringraziamento a Donato perché ha condotto la parte tecnica in modo assolutamente impeccabile ed è uno di quei lavori fondamentali, essenziali che si fanno, diciamo, dietro le quinte, senza i quali non si potrebbe organizzare, diciamo, così bene tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Allora, adesso daremo il risultato del voto ai 9 emendamenti allo statuto, per cui avremo lo statuto finale, dopodiché lo metterò ai voti nel suo complesso, poi voteremo la mozione nel suo complesso e poi la fase delle candidature. Vi è da precisare che c'è un certo numero di voti che sono arrivati, ahimè, in ritardo, dopo le ore 19:25. Questi voti qua non possono essere accettati perché altrimenti creeremmo dei problemi se qualcuno poi risponde con un voto anche domani o dopodomani perché magari non ha sentito, era assente, non ha capito, eccetera, eccetera. I voti però non mi sembrano neanche determinanti, quelli che sono, diciamo, arrivati, per cui non cambierebbe nulla pure se l'avessimo accettati tutti perché il voto si è delineato con maggioranze significative su tutti quanti gli emendamenti. Avete ricevuto nella casella di posta elettronica il voto di Luigi Mazzotta, questo lo abbiamo fatto per correttezza perché il voto è palese, per cui ognuno di voi ha la possibilità di fare la controprova andando a fare il conteggio dei voti e quindi potrebbe, diciamo, riscontrare eventuali anomalie, quindi più aperture, più democrazia, più trasparenza, di così non si può. Ma io dico, Procediamo Marco, scusa un attimo che se ti interrompo, io allora. dico Sì. che magari dopo, dopo l'annuncio dei risultati possiamo mandare nel gruppo dei soci costituenti e poi pubblicarlo anche sul sito l'ottimo file Excel predisposto da Sì, Donato. assolutamente. Così resta, diciamo, agli atti congressuali e un modo trasparente per sapere tutto di tutto. Allora, io procederei in questo modo. Chiedo a Roberto di leggermi emendamento per emendamento la nostra proposta iniziale. Io leggerò la proposta di emendamento e Donato ci dirà l'esito, così capiamo bene com'è che sarà delineato questo statuto. Quindi, C'è un po' di suspense, questo rende il congresso ancora più interessante. anche perché è stato, diciamo, molto Ci sono vivace molte il sorprese, dibattito. diciamolo, Marco, dai. Ci sono alcune sorprese, infatti. Allora, io passerei con l'emendamento, come dice spesso Roberto, bando alle ciance, e quindi O passiamo ciancio alle all'emendamento numero. bande! Infatti, passiamo all'emendamento numero 1. Gentilmente, Roberto, puoi leggere al congresso e ai congressisti il comma 3 dell'articolo 2? Certo, allora l'articolo 2 recita, la rubrica è scopo dell'associazione, il comma 3 come predisposto dal comitato promotore recita in questo modo: l'associazione si propone di fare sinergia con tutte le realtà associative della galassia radicale, intendendosi per tale il partito radicale non violento, transnazionale, transpartito e i suoi soggetti costituenti, le associazioni radicali tematiche, telematiche e quelle locali. La proposta di emendamento da parte di Stefano Russo vuole la riformulazione di questo comma 3 dell'articolo 2 in: l'associazione si propone di interagire con tutte le realtà associative della galassia radicale, intendendosi per tale il partito radicale non violento, transnazionale, transpartito e i suoi soggetti costituenti, le associazioni radicali tematiche, telematiche e quelle locali, nonché senza preclusione alcuna, con ogni altra organizzazione o movimento interessata a proporre e dibattere tesi sociali e politiche nazionali ed internazionali ritenute di interesse dalla Web TV. Donato, ci puoi dire se questo emendamento è stato l'esito del voto su questo emendamento?
Allora, l'emendamento numero 1 ha avuto 13 sì, 0 no e 0 astenuti, per cui risulta approvato. Bene. Bene, quindi lo statuto è stato modificato in questo senso e passiamo quindi subito all'emendamento numero 2. Quindi Roberto, per favore, ci leggi la proposta di statuto da parte del Comitato, il comma 5 dell'articolo 3? Certo, allora l'articolo 3, la cui rubrica è gli iscritti e gli aderenti, il comma 5 recita: la quota di iscrizione a TV Radicale è fissata ogni anno dall'Assemblea degli iscritti. Gli iscritti ai Radicali Italiani o al Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito non sono obbligati al versamento della quota associativa. Allora, la proposta di emendamento da parte di Stefano Russo recita questa: è soppressa la frase "gli iscritti al Radicale Italiano o al Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito non sono obbligati al versamento della quota associativa". Quindi, Donato, qual è il risultato sull'emendamento numero 2? Allora, l'emendamento numero 2 ha avuto 10 sì, 5 no e 2 astenuti, per cui risulta approvato. Bene, allora possiamo concludere che tutti devono versare la quota associativa, anche quelli iscritti a Radicali Italiani, al Partito Radicale Transnazionale e Transpartito. Roberto, ci leggi per favore, vada all'emendamento numero 3, il comma 2 dell'articolo 15? Certo, allora l'articolo 15, così innanzitutto alla rubrica norme transitorie, il comma 2, così come predisposto dal comitato promotore, recita: la quota di iscrizione versata nell'anno 2011, dove prevista, è valida fino al 31 dicembre 2012. Per i non iscritti al movimento politico Radicali Italiani oppure al Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito è fissata in 20 euro. La proposta di emendamento da parte di Stefano Russo vuole che la frase "dove prevista e valida fino al 31 dicembre 2012 per i non iscritti al Movimento Politico Radicale Italiano oppure Partito Radicale Movimento e Transpartito" è sostituita con "è valida fino al 31 dicembre 2012 ed". Donato, ci puoi dire per favore l'emendamento numero 3 e l'esito del voto? Allora, l'emendamento numero 3 ha ricevuto 9 sì, 4 no e 2 astenuti, per cui risulta approvato. Ecco bene, questo emendamento qui era conseguenziale a quello precedente in pratica, Beh, quindi possiamo dire, afferma. Marco, che ci siamo scannati nel comitato promotore su sta questione. Chi l'ha spuntata? Confessa. Beh, guarda, diciamo Io mi sono che astenuto, eh? Io mi sono astenuto. tu ti sei astenuto, però è passata, diciamo, alla tesi quella che sposavi te, che nel comitato però è passata la mia, ma il congresso sovrano, questa è una delle sorprese. Il congresso sovrano ha deciso c'è la quota, se deve pagare e la devono pagare tutti. Non ci sono maschi e femmine, non ci sono iscritti da una parte all'altra, non ci sono figli e figliastri. Chi si vuole iscrivere a TV Radicale, 20 euro li deve mollare. E allora passo all'emendamento numero 4. L'emendamento numero 4, Roberto, ti prego di leggerci la proposta da parte del comitato promotore. Quindi ti prego di leggerci il comma 3 dell'articolo 4. Allora, l'articolo 4, finanziamenti e bilanci, il comma 3 recita: in caso di scioglimento dell'associazione TV Radicale, il patrimonio al netto delle passività sarà devoluto al Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito. Ecco, questo è uno degli emendamenti proposti da Giovanni Tateo. L'emendamento propone questo: la frase "al Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito" è sostituita con la frase "alle associazioni iscritte a TV Radicale in parti uguali tra loro". Donato, ci dici l'emendamento numero 4, l'esito del voto? Allora, l'emendamento numero 4 ha ricevuto 4 sì, 8 no, una scheda bianca e un astenuto, per cui non è approvato. Bene, quindi in caso di scioglimento di TV Radicale il patrimonio resta come la proposta del comitato promotore, verrà devoluto al Partito Radicale, verrebbe devoluto al Partito Radicale Non Violento, Transnazionale e Transpartito. Passiamo all'emendamento numero 5. Questo emendamento un po' ci teneva con il fiato
sospeso perché c'era molta unanimità anche in comitato, mi pare. Comunque, va bene, passata la tesi del comitato, sono felice di questo. Roberto, passiamo all'emendamento numero 5. Ci leggi per favore la proposta del comitato, quindi il comma 2 dell'articolo 7? Sì, l'articolo 7, il segretario. Il comma 2 dice: il segretario costituisce fra gli iscritti una giunta di segreteria che collabori nella conduzione politica e nella gestione amministrativa. Ma è sicuro che è il 7, Marco? Comma 2 dell'articolo 7. Ok, non mi sembra. Sì, è quello. Ok, il segretario costituisce fra gli iscritti una giunta di segreteria che collabori nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa dell'associazione e nomina previo consenso unanime della giunta stessa il direttore di TV Radicale. Ecco, allora sì. L'emendamento proposto da Giovanni Tateo aggiunge una frase che è a questo che ha letto Roberto, aggiunge una frase che è la seguente: il numero dei costituenti la giunta di segreteria nominati dal segretario deve essere pari o superiore al numero di associazioni iscritte a TV Radicale. Donato, per favore ci dici l'esito del voto sull'emendamento numero 5? Allora, l'emendamento numero 5 ha avuto questi voti: 4 sì, 19 no e 1 astenuto, per cui risulta non approvato. Bene, quindi è votato, bocciato questo emendamento. È il più votato, fra l'altro, sì. No, un attimo. Bene, allora. Correggo per... Ha avuto 9 no. Ah, 9 no. Ok. No, c'è anche qui la correzione. Tranquillo, quindi dai. Comunque non approvato, sì. Non okay. Approvato, va bene. Allora, passiamo all'emendamento numero 6. Roberto, ci leggi per favore il comma 3 dell'articolo 11? Allora, il comma 3 dell'articolo 11, il direttore di TV Radicale, nella bozza predisposta dal comitato promotore, recita: il comitato di redazione coadiuva il direttore di TV Radicale nella gestione della linea editoriale, ne fanno parte di diritto il segretario, il tesoriere e il presidente. Allora, la proposta di emendamento da parte di Giovanni Tateo vorrebbe togliere dal comma 3 la frase e ne fanno parte di diritto il segretario, il tesoriere e il presidente. Donato, ci dici l'esito del voto sull'emendamento numero 6? Allora, l'emendamento numero 6 ha ricevuto un sì, 11 no e un astenuto, per cui risulta non approvato. Bene, quindi faranno parte di diritto del comitato di redazione sì il segretario, sì il tesoriere, sì il presidente, così come aveva proposto inizialmente il comitato. Passiamo all'emendamento numero 7, sempre proposto da Giovanni Tateo. Roberto, per favore, ci leggi il comma 3 dell'articolo 15? Sì, articolo 15, norme transitorie, comma 3. La quota di iscrizione per le associazioni di cui all'articolo 3, comma 2, è fissata in euro 100 e i versamenti effettuati nell'anno 2011 non sono validi fino al 31 dicembre 2012. Allora, Giovanni Tateo propone di cambiare quest'articolo propone di cambiare una frase. La frase è fissata in euro 100 da sostituire con... è variabile. La quota viene fissata in un numero di euro pari a 5 volte il numero degli iscritti al soggetto associativo che intenta iscriversi a TV Radicale. In ogni caso, la cifra necessaria all'iscrizione di un'associazione non può essere inferiore a un tetto minimo fissato in euro 150 né superiore a un tetto massimo fissato in euro 500. Donato, per favore, ci dici l'esito del voto sull'emendamento numero 7? Allora, l'emendamento numero 7 ha ricevuto 2 sì, 11 no e 0 astenuti, per cui risulta non approvato. Bene, quindi la quota di iscrizione per le associazioni che diverranno automaticamente soggetti costituenti TV Radicale è fissata in euro 100 e l'iscrizione è valida fino al 31/12/2012. Diciamo che questa formulazione è complessa, è stata bocciata. Passiamo all'emendamento numero quindi possiamo dire che gli emendamenti di Giovanni Tateo sono stati bocciati tutti in pratica. Passiamo all'emendamento. Sì, allora ripartiamo dall'articolo 8, per cui ti chiederei di rileggere la proposta del comitato
dell'emendamento, cioè l'emendamento numero 8 che emendava l'articolo 13, quindi ti chiedo di rileggere l'articolo 13 della proposta di statuto da parte del comitato promotore. Ok, articolo 13, rappresentanza nel Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Il Presidente, entro 15 giorni dal raggiungimento dei requisiti previsti dallo Statuto di Radicali Italiani per la nomina di un rappresentante dell'associazione presso il Comitato Nazionale di Radicali Italiani, convoca l'Assemblea al fine di eleggere, con i voti validamente espressi dalla maggioranza degli iscritti presenti, il rappresentante dell'associazione, salvo che i requisiti non siano stati raggiunti nel corso dell'assemblea ordinaria, che in tal caso procede alla votazione congiuntamente all'elezione del segretario, del tesoriere e del presidente con le medesime regole. Ecco, allora, questo emendamento proposto da Stefano Russo, che abroga, appunto, mira all'abrogazione totale dell'articolo 13. Ah, Roberto, una cortesia, guarda, hai una corrente d'aria che punta sul microfono, probabilmente Lo perché so, ho c'è. dovuto accendere un ventilatore per raffreddare il Ah, ok. computer. Ah, il computer, va bene. Quindi, dicevo che questo emendamento proposto da Stefano Russo prevede la totale abrogazione dell'articolo 13, conseguentemente si abroga conseguentemente il comma 9 dell'articolo 6 e quindi viene modificato anche, ma questo è un aspetto solo tecnico, proprio i numeri degli articoli. Donato, ci dici per cortesia l'esito del voto sull'emendamento numero 8? Allora, l'emendamento numero 8 ha avuto 8 sì, 4 no e un astenuto, per cui risulta approvato. Bene, quindi con questa votazione qua e con questo cambiamento allo statuto, in pratica TV Radicale non richiederà il riconoscimento da parte dei radicali italiani e chiude, anche se un po' a modo nostro, tutta quanta una polemica che ci ha accompagnato da qualche giorno prima dell'inizio del congresso. E adesso passiamo all'emendamento numero 9. Di conseguenza, chiedo a Roberto per cortesia, questo emendamento qui è stato presentato da Rodolfo Viviani, se ci legge il comma 1 dell'articolo 2. Allora, l'articolo 2 nella rubrica si chiama scopo dell'associazione. Comma 1, come proposto dal comitato promotore, scusate la ripetizione, recita: l'associazione ha lo scopo di promuovere e potenziare l'iniziativa politica radicale sul web e con le nuove tecnologie e i new media per l'affermazione del diritto fondamentale alla libertà di informazione ed espressione. Bene, la proposta di Rodolfo Viviani, che modifica completamente il comma 1 dell'articolo 2, vorrebbe che si sostituisse in l'associazione ha lo scopo di promuovere iniziative a difesa della libertà di informazione per la libera circolazione delle idee attraverso la progettazione e la realizzazione di attività di carattere politico, editoriale, informativo, culturale, nonché di fornire servizi di ricerca, edizione, produzione nel campo dei media audiovisivi e internet. Donato, per cortesia, ci dici l'esito del voto sull'emendamento numero 9? Allora, l'emendamento numero 9 ha ricevuto 10 sì, un no e due astenuti, per cui risulta approvato. Bene, quindi è stato riformulato il comma 1 dell'articolo 2 in una formula più ampia, si erano espressi molti anche a favore di questo emendamento. Con questo si esaurisce la parte degli emendamenti. Io penso che sia stato fatto un ottimo lavoro, almeno personalmente sono soddisfatto di questo statuto che ne è uscito fuori, la sovranità congressuale. Ne ha stabilito tutti gli aspetti e la presentazione di 9 emendamenti significa che c'è stata un'analisi, diciamo, approfondita di quello che era lo statuto. Quindi a questo punto io pongo in votazione lo statuto nel suo complesso. Quindi vorrei pregare Donato di Sì. mandare l'email. Roberto, vuoi spiegare tu le modalità di voto? Certo, allora tutti i soci costituenti adesso riceveranno da Donato, che sta per l'appunto mandando un'email, riceveranno un'email nella quale appunto si chiederà se approvano o meno lo statuto così nel suo complesso
così come emendato con gli emendamenti che sono stati approvati e respinti. Innanzitutto rispondo a Giovanni Tateo che ci sta chiedendo quante persone hanno votato. Allora, pubblicheremo il file Excel con tutti i dettagli emendamento per emendamento, ma hanno votato credo da un minimo di 13 a un massimo di 17-18 persone. Se Donato mi conforti in questo? Allora, sì, andiamo, sì, 17, sì, andiamo, queste sono le cifre, variano a secondo degli emendamenti, Allora, aspetta, ovviamente. no, questa curiosità Oh, la possiamo americano, sviluppare. americano, almeno per una cosa è utile, vedi? Allora, in 13 sugli emendamenti 1, 6, 7, 8, 9, in 14 su 4 e 5, in 15 su 3, in 17 su 2. Oh, perfetto. Grazie americano. Allora, ci ho Ma però detto. Sì. sì, penso che siano ad occhio e croce sono giusti i conteggi di americano. 13 sul primo, 10, 17 sul secondo, 9, 4, 13, 15 sul terzo, questo per essere proprio precisi, 15 sul 4, 9, 13, 14, 15 sul 5, 13 sul 6, 12, 13 sul 7. 13 sull'8, 13 sul 9 e poi vabbè, ci sono quelli fuori tempo che non possono essere conteggiati. Va bene, Che detto comunque non questo. erano determinanti per il risultato e l'esito finale del voto. Allora, ci ho Esatto. detto come invitando, Marco mi invitava a farlo, quindi adesso riceverete un'email nel quale vi si chiederà se approvate o non approvate lo statuto. Potete rispondere così come è indicato nella email che riceverete o con un sì o con un no, o con annullando la scheda o lasciandola bianca. Oppure potete rispondere con un approvo o non approvo. Altre terminologie porteranno a considerare la scheda nulla. Ecco, io contemporaneamente pongo anche in votazione la mozione nel suo complesso, perché sulla mozione non sono stati presentati emendamenti e il dibattito, la presentazione, quelli che si sono espressi a favore e contro, si sono già espressi prima della pausa, hanno parlato prima della pausa. E a questo punto, quindi pongo tutte e due le votazioni. Donato adesso provvederà a farvi avere nelle rispettive caselle di posta elettronica queste due schede, questi due invita al voto per cui risponderete così come aveva spiegato Roberto. Dobbiamo porre un termine, io pongo il termine di 30 minuti per il voto, per cui alle 21:40 scade il termine per votare questi due documenti, vale a dire lo statuto nel suo complesso e la mozione nel suo complesso. Lo ripeto. Da adesso 30 minuti, 31 per l'esattezza, alle 21:40 si chiude il seggio elettorale. Donato, hai già spedito le due email oppure ci stai No, lavorando? no, non ancora. Ok, quindi nei prossimi minuti riceverete queste due schede, vi invito a votare e quindi dopo conteggeremo i voti. Questo è un conteggio abbastanza semplice da fare, non è complesso come gli emendamenti. Vi invito a votare alla fase delle candidature e poi al voto degli organi. Il voto degli Posso? organi. Sì, prego, prego Roberto. Quindi è già aperta la fase della presentazione delle candidature, eh? La sto per aprire. Tu Ok, volevi vai. dire qualcosa prima? No, 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 Ah, voglio dirlo dopo. ok. Allora, dicevo, apro la fase della candidatura. La fase delle candidature. Procederemo in questo senso. Io non so se è più corretto procedere fra come segretario, tesoriere, presidente oppure presidente, tesoriere, segretario. Se gli altri membri della presidenza mi esprimono un loro parere. Ma a mio avviso bisognerebbe andare con presidente, segretario e tesoriera. Presidente, segretario e infine tesoriere? Sì. Vabbè, Ok, ma si Donato, sentiamo. votano. Sì, Donato.
No, sono d'accordo, sì, presidente, segretario e Ma scusa, tesoriere. non sono tre link che arrivano contemporaneamente? Sì, arrivano quasi contemporaneamente. Quindi. No, no, ma al di là del link, scusa, non è questo il punto. Forse ho spiegato io male la mia domanda. Cioè, per quanto riguarda le candidature, adesso si innesca quel meccanismo attraverso il quale chiunque può prendere la parola e quindi si possono fare autocandidature e si possono candidare altre persone. Poi dopo passeremo alla fase delle accettazioni. Come procediamo? Procediamo prima con presidente, tesoriere, segretario oppure con un altro ordine? Io direi presidente, segretario e tesoriere. Donato, tu che dici? Sì, anch'io sono d'accordo in quest'ordine. Presidente, segretario e tesoriere. Allora, presidente, segretario, tesoriere. Ok, cari congressisti, vi chiedo veramente adesso un po' di attenzione. Allora, chiunque in questa fase può chiedere la parola. Si può chiedere la parola per avanzare delle candidature e adesso procediamo con la candidatura alla carica di presidente. Quindi, sono accettati interventi per autocandidarsi. Oppure sono accettati interventi per candidare un'altra persona. Poi ai candidati chiederemo la loro accettazione. E chi vuole intervenire si deve segnalare nella chat pubblica indicando il suo contatto Skype, tranne se non ha parlato prima, perché se ha parlato prima il contatto ce l'abbiamo. Allora, chiede la parola Stefano Russo, il contatto ce l'abbiamo. Roberto, per favore, vuoi chiamare Stefano Russo? Subito. Stefano, sei con noi? Stefano, ci senti? Mi sentite? Sì, Ah, benissimo, bene. forte e chiaro. Allora, Stefano, tu vuoi intervenire sulla. Senti? Sì, ti sentiamo benissimo. Tu vuoi intervenire sulla candidatura a presidente? A te la parola, prego. Scusa un attimo che chiudo. Scusa che Devi chiudo chiudere l'audio. l'audio della web TV così non ti dà Ecco, fastidio. fatto. Perfetto, niente. La mia è semplicemente una candidatura, un'autocandidatura per evitare la Bulgaria, come dice giustamente Giovanni. Per cui Allora, ok. mi candido come presidente, toh. Stefano Russo si autocandida a presidente. Benissimo, vuoi dire Vi voterò qualche altra contro, cosa? Ok, evidentemente. quindi hai già fatto anche la tua dichiarazione di voto. Infatti. Va bene, ti ringrazio molto. Ciao, Allora, grazie. chiedo ai congressisti se ci sono altri interventi per quanto riguarda la presidenza. Allora, se non ci sono altri interventi, chiedo io di intervenire. Allora, io intervengo per candidare alla presidenza Roberto Mancuso. Ritengo che Roberto Mancuso, che è il papà di TV Radicale, possa, diciamo, sia la persona più adatta per svolgere la figura di presidente perché in questa nascente associazione. Con lo statuto che abbiamo praticamente approvato, perché l'approvazione dello statuto adesso è semplicemente una mera formalità, riveste, diciamo, quel ruolo veramente importante di garante dello statuto. Quindi chi meglio di lui per tutto ciò che ha dimostrato in questi mesi in termini di imparzialità e anche in termini di capacità nel gestire e anche nel saper mediare i conflitti che ci sono stati. Cioè non ci sono stati conflitti in negativo, conflitti in positivo, cioè diversità di vedute, e quindi Roberto ha questa capacità di mediazione e nella sua figura di presidente, secondo me, è la persona più giusta e più adatta. Quindi ho avanzato questa candidatura. Ci sono altre
richieste di parola per quanto riguarda la carica di presidente? Aiutatemi anche voi a vedere la chat, perché allora, al momento voglio no, chiedervi... Scusate, voglio chiedervi una cortesia. Se in questa fase qua, per aiutarci proprio il mio lavoro, quello di Roberto, se possiamo concentrarci solo su queste cose qui e potete sospendere un po' tutti gli altri tipi di intervento, che alcuni sono pure molto divertenti, per carità, però adesso vi chiedo per un po' di minuti di calmarvi sulla chat e di utilizzare la chat solo per chi vuole chiedere la parola. Fatemi questa cortesia. Allora, non c'è nessuno, per cui adesso siamo sempre in fase di candidatura. Le accettazioni le vedremo dopo. Per quanto riguarda la carica di segretario, chi è che chiede la parola? Chiedo la parola io, Marco. A te la parola, Roberto. Allora, il nome che sto per fare è un nome che sono sicuro porterà questa associazione verso grandi successi, porterà questa associazione, a mio avviso, questa segreteria, la segreteria del candidato che sto per nominare, porterà sicuramente questa associazione verso grandi successi, grandi soddisfazioni, come già è accaduto e sta accadendo. Credo che sia la persona più capace, per la grinta, per la passione, per la forza, per la determinazione, per l'intelligenza che ha, a svolgere la carica di segretario dell'associazione radicale, dell'associazione telematica TV Radicale. E candido perciò Marco Marchese. Non mi diventare rosso come il peperone, eh? Già il peperone l'ho fatto prima. Allora, ci sono altri interventi per quanto riguarda la candidatura alla carica di segretario? Aspettiamo ancora qualche secondo, eh. Vabbè, nel frattempo io volevo ringraziare Giovanni Tateo. Siccome abbiamo fatto una grossa discussione sul forum per quanto riguarda i bulgari, e quindi per il bulgari che mi ha mandato, approfitto di questo momento per ringraziarlo. Profumo molto, ho apprezzato molto. Va bene, ok. Allora, non ci sono altri interventi, di conseguenza siamo sempre in fase di candidatura. Chiedo ai congressisti, per quanto riguarda la candidatura di tesoriere, chi è che chiede la parola? Chiedo la parola, Marco. A te la parola, Roberto. Un'altra persona che voglio candidare alla carica questa volta di tesoriere è Rodolfo Viviani. Rodolfo penso che proprio c'ha la testa inquadrata sul chiedere contributi, trovare finanziamenti per l'associazione, quindi è una persona che ha straordinarie capacità e qualità politiche innanzitutto, perché il ruolo del tesoriere, non dimentichiamoci che è un ruolo soprattutto politico, e sì, far di conto, però è anche soprattutto quello di tesoriere un ruolo politico, e quindi sono sicuro che anche lui ce la metterà tutta e avrà quella forza, quella determinazione, quella costanza, quell'intelligenza e quella capacità che porterà anche qui sul fronte dei finanziamenti all'associazione, della politica finanziaria dell'associazione, ad assicurare dei successi a questa associazione. Perciò candido Rodolfo Viviani. Bene, Rodolfo Viviani candidato. Adesso ha chiesto la parola, me lo segnala Gianni Colacione, di Nadina, però di Nadina, se non ci dà il suo contatto Skype. No, è Claudia di Nadina. Ah, allora chiamiamo Claudia. Okay. Chiamiamo Claudia, che ha chiesto la parola, perché io di Nadina adesso non mi ricordavo che era lei. Se vi state un poco citto da sta chat, ve lo dico in calabrese e non riesco a capire niente. Ecco Claudia, altrimenti detta di Nadina.
Allora, Dinadina Claudia Sterzi, prego, a te la parola. Non lo sapevi, Marco, che io sono di Dinadina. E adesso mi era sfuggito. Lo è dalla eroica web TV del 2010, del febbraio. No, 2010. È una storia vecchia, da molto prima. Io voglio sostenere le candidature che sono state fatte. Capisco che è anche inutile perché non ci sono concorrenti, ma... Non ti sento più, Roberta? Sì, ti sentiamo, Claudia. Ti sentiamo, ah, senti, ok. Sono io che sono da audio, ma forse perché c'è Skype e il sito insieme. Volevo sostenere tutte queste candidature e riempirvi di complimenti, dire che Roberto è il miglior presidente perché è stato quello che ha tenuto a battesimo questo esperimento, che conosce questa web TV come se fosse appunto una sua piccola figlia. Dire che Marchese sarà un ottimo segretario, come ha dimostrato già con quello che ha fatto in Calabria e con tutte le azioni e le iniziative che sta portando avanti, ma sono veramente tante, perché ha fatto il sito per Lara, ha fatto un sito nuovo, quello sulle mafie, ha partecipato a tutta la fondazione della web TV. Io penso che Marco sia in lizza per diventare come minimo presidente della Repubblica, a giudicare dal numero di iniziative che ha messo in atto. E naturalmente Rodolfo, di sicuro, anche lui, mi sembra che tre persone adattissime. Stefano Russo non lo sostenga affatto, invece, e penso che dovete votare Roberto Mancuso e non Stefano Russo. Per gli altri non ci sono concorrenti, e quindi niente, volevo dare il mio apprezzamento e totale sostegno alle tue candidature espresse. Grazie Claudia, grazie davvero. Prego, è un piacere. Ci ha fatto arrossire tutti, ma non vediamo il viso di Rodolfo che non è collegato, ma ci sta facendo arrossire. Okay. Allora, io ricordo ai congressisti che le monocandidature sono pericolosissime, nel senso, non tanto per l'esito, che magari poi qualcuno dice che è bulgaro, ma sono pericolose perché poi a sorpresa, magari nella richiesta di accettazione della candidatura, uno può anche dire che non è disponibile. Allora questo creerebbe un problema notevole, veramente una sorpresa a 8 giorni di lavori congressuali. Va bene, comunque, grazie. Allora, se non c'è, chiedo per l'ultima volta se c'è qualche altro che vuole intervenire sulla candidatura a tesoriere. Pare di no. No, ok. Bene, allora, adesso passiamo alla fase, dobbiamo mettere in linea, allora, Stefano Russo no, perché essendo la sua un'autocandidatura, allora non ha bisogno di confermare la disponibilità, in quanto si è autocandidato. Viceversa, chiedo a Roberto Mancuso se lui conferma la sua disponibilità alla carica di presidente. La confermo. Vuoi fare il discorso? No. La confermo e spero di riscuotere la fiducia di tutti i soci costituenti TV Radicale. Benissimo. Per il segretario, che fai? Me lo chiedi te? Allora, Marco, accetti la candidatura alla segreteria? Beh sì, accetto volentieri, sarà se mi voterete un impegno in più dei già tanti, come ha sottolineato Claudio Sterzi. Infatti io è già tanto tempo che dedico il 100% e forse anche qualcosina in più del mio tempo libero a quello che è la militanza radicale, però accetto con assoluto entusiasmo, e anzi grazie a Roberto che mi ha candidato. Roberto, per cortesia, se puoi chiamare Rodolfo Viviani subito. Che fra l'altro io ho visto che lui sarà già dato da fare prima abbastanza, diciamo ferocemente, direi, come tesoriere in chat. Rodolfo? Eccoci. Ah, Rodolfo, eccoti qua. Guarda, ci siamo. Devo chiederti... Sì, comunque ci sono anche delle candidature alternative. Io ho proposto delle candidature, se possiamo chiamarli in videoconferenza. Steven Spielberg soprattutto, no? Ah, Tinto Brass, vedo pure. Un po', non ce l'abbiamo.
Vabbè. Monica, vabbè, Bellucci, comunque, che devo fare? Certo, non avete trovato nessuno spiegato. Faccio un discorsino, dai, se accetti fai la tua campagna. Faccio un discorsione fiscale sarà molto, sì, pesante. No, 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 aspetta, non si è sentito molto bene. Poi fra l'altro io ti voglio fare una domanda. Aspetta, io abbiamo una cosa da fare. Allora, tu, Rodolfo, prima di tutto hai accettato la candidatura, di questo ti ringrazio. Ora ti facciamo fare anche il discorsetto, però siccome abbiamo il problema dei tempi, chiedo a Donato di quanto tempo ha bisogno per predisporre le schede elettorali, perché adesso questo voto avverrà in un modo diverso. Donato, di quanto tempo hai bisogno per predisporre le schede? Donato, no, devi accendere l'audio. Il microfono. Devi accendere l'audio. Allora, avrei bisogno di un 15 minuti. Benissimo, allora guarda, lavora con tranquillità, anzi se vuoi restare collegato così in presidenza a noi va bene, se vuoi che togliere l'audio noi possiamo anche chiudere il collegamento con te, come preferisci tu. Lavora pure tranquillamente, quindi i candidati a presidente sono Stefano Russo e Roberto Mancuso, il candidato a segretario è Marco Marchese, il candidato alla carica di tesoriere è Rodolfo Viviani. Predisponi pure le schede. Allora, e quando... sì. Poi dopo ci spieghi un po'. Sì, appena è pronta la scheda, per favore ce lo fai sapere, così poi ci spieghi come si svolgerà il voto. Nel frattempo io ridò la parola a Rodolfo per il suo breve discorso di... Sì, un attimo solo. Sì. Per la predisposizione della scheda, i candidati verranno... ai candidati avverrà in email una comunicazione, perché il sistema prevede che loro sul sito accettino la candidatura, quindi prego i quattro candidati di consultare la loro email poiché troveranno questo link per l'accettazione della candidatura, ecco, tutto qui. Questa è già partita, quest'email? No, non è partita ancora. Ci avvisi quando possiamo andare a controllare sulla posta elettronica. Ok, sarete avvisati. Ok, quindi l'accettazione della candidatura deve essere fatta. Deve avvenire tramite il sito e il link lo troviamo nell'email che arriverà nelle caselle di posta elettronica di Roberto Mancuso, nella mia, in quella di Stefano Russo e in quella di Rodolfo Viviani. Poi quindi ci avvisi quando... Ai quattro candidati vi verrà chiesto di confermare il proprio nome e cognomi. Vi raccomando ovviamente di non sbagliare nello scrivere. Ok? Benissimo, perfetto, ho capito perfettamente. Poi ci aggiornerai dopo e ci spiegherai il resto non appena è pronta la scheda elettorale. Ok. Va bene. Rodolfo, a te la parola, prego. Va bene, adesso il momento del gioco è passato, comunque accetto la candidatura, questo si era capito e basta, insomma, ci sono delle candidature alternative, però per non allentare i lavori del congresso, diciamo, penso che non riusciremo a sentirli, però diciamo, per l'anno prossimo, perché iniziamo, ci organizzeremo un po' meglio, quest'anno avete trovato me, vabbè, qua sto. Muove meglio che chiudo Skype, perché se no si balla tutto, devo poi rispondere alla mail, quindi a dopo, va bene? Va bene Rodolfo, ok, a dopo, ti ringrazio. Okay, allora poi dopo ci farà il discorsetto all'eventuale proclamazione. Io proporrei vabbè, anche no, allora cosa. Vi dico già che non vi illudete che recupero... Dici. Insomma, credo che il recupero di evasione fiscale... Se ne posso fare poca in questa fase, quindi bisognerà aumentare la tassazione a favore, insomma, questo è sicuro. E poi meno male che per statuto non abbiamo messo nelle mani del tesoriere la decisione della quota. Finché non si trova anche perché Rodolfo, anche perché Rodolfo, il grado io di follia, diciamo che ci sì. Stavo dicendo, no, che io ti vedevo già prima che stavi lavorando ferocemente da tesoriere nella chat. Esatto. No, ecco, non si facciano illusioni, insomma. Ah, ecco. Pagate.
Ecco, anzi, già da domani, mi raccomando, non so, il mio conto corrente a disposizione, lo farò sapere subito. Subito i 20 euro, mi raccomando. Okay. Ciao, ciao. Bene, a dopo. Salutiamo Rodolfo Viviani. Io non so se è il caso di chiedere a Donato di sgravarlo del lavoro di spoglio sulla mozione e sulla mozione e sullo statuto, perché nel frattempo, che poi dopo ci sarà, perché daremo anche il tempo per quanto riguarda il voto delle cariche, no? Io organizzerei una cosa un po' diversa, organizzerei il lavoro in questo modo. Nel frattempo Donato sta preparando il modulo per l'accettazione delle candidature. Il voto lo faremo esprimere in 30 minuti e in quei 30 minuti, considerando che da qui a 8 minuti scade il tempo per quanto riguarda la votazione dello statuto e della mozione nel suo complesso, io farei uno sfoglio dei voti praticamente online, siccome nella mia casella di posta elettronica, come in quella di tutti, arrivano tutti i voti, e allora potremmo organizzarci in seggio di spoglio, dove io chiamo il voto e magari tu, Roberto, lo annoti, e così diamo anche lo spazio a Donato per predisporre la proclamazione delle cariche. Allora, un attimo solo. Altrimenti lo sovraccarichiamo di lavoro, insomma. Io credo che si possa fare. Devi solo darmi il tempo di recuperare un file. Sì. Allora, io ti chiamo, ti do i nomi dei soci costituenti e tu mi dici come hanno votato. Guarda, io direi che mi dici il voto. No. Io direi che potremmo organizzarci in questo modo: potresti costruire un piccolissimo file Excel dove ti dico il nominativo e chi ha votato, perché io chiaramente qui li ho in ordine di orario di arrivo. Sì, allora aspetta un attimo. Però per fare questa cosa qui dobbiamo aspettare la chiusura del seggio elettorale, che avverrà fra 7 minuti, e ora che mi ricordo devo andare a votare pure io. Ah, io pure non ho votato, è giusto. Quindi prendiamo un attimo di tempo. Vota statuto nel suo complesso. Ok. Rispondi. Approvo. Primo voto l'ho espresso, vota mozione, rispondi, approvo. E il secondo voto l'ho espresso. Perfetto. Allora, io devo ancora votare, devo trovare l'email. Ecco qua, vota mozione. Rispondi. Ok, ho votato anche io e quindi questa email la possiamo spostare da un'altra parte. Okay. Intanto vedo che i voti stanno continuando ad arrivare con una certa regolarità. Adesso dobbiamo soltanto aspettare 5 minuti. Andiamo uno spottino, Marco, che dici? Guarda, sì, mandiamo gli spot di TV Radicale di questo congresso e ritorniamo subito diretta. 9 minuti, così abbiamo. Sì, sì, così abbiamo tutto il tempo. Magari se lo prepari te e fai l'Excel, perché io purtroppo non posso aprire l'Excel, perché mi copre la tua schermata. E tu puoi vedere la posta elettronica? Sì, quello sì, perché. No, altrimenti. No, aspetta, possiamo fare un'altra cosa. E siccome il voto alla mozione e alla, cioè io li chiamo, quindi diciamo che ha votato perché è un voto palese, lo prepariamo dopo lo schema da pubblicare, e quindi tu dovresti soltanto a mano prendere nota dei voti. Va bene, solo di dare un voto numerico, no? Quanti voti ha preso, quanti votanti. Mandiamo gli spot e ci rivediamo tra 9 minuti.
Benissimo, perfetto. Escludi l'audio del tuo microfono, Marco. Allora. Allora, guarda Roberto, tu dovresti aver ricevuto l'email. Allora, sì, io ho ricevuto un'email, però non sto capendo. Allora, tu hai ricevuto l'email con l'accettazione della candidatura, dovresti rispondere a quell'email che ti è arrivato. Con un sì, basta rispondere con un sì. E lo dobbiamo chiedere a Donato. Sì, ma non è molto chiaro se devo rispondere con un sì o con accetto la candidatura. Dobbiamo chiedere a Donato. Allora, chiamiamo Donato così ce lo spiega in diretta. Sì. Donato... che non è in linea. Perché non appare Donato? Questo è l'ultimo mistero. Ah, perché ce l'ho già nei... Ah, la stanchezza comincia a farsi sentire, ragazzi. È stata una giornata abbastanza lunga. Allora, Donato, io ho ricevuto, così diamo un'informazione anche per gli altri, ho ricevuto il link... E a questo punto ho aperto la pagina e mi dice: questa scelta compete in un'elezione tra utenti. Ogni utente autorizzato può candidare solamente se stesso. Descrizione è un campo. Che allora, in descrizione, sia tu che Stefano Russo, che siete i candidati, dovete mettere proprio nome e cognome in maiuscolo. Basta. In tutto maiuscolo? Sì. Ok, dopodiché faccio crea. La stessa cosa deve fare Stefano Russo. Eh? La stessa cosa deve fare la presidente Stefano Russo. Stefano Russo, sì, quindi chiamiamo Stefano e gli spieghiamo anche questa cosa. Lui ha scritto alto e basso, io lo sto inviando. Allora, Stefano chiede di intervenire, lo chiamiamo. Sì, sì, aggiungiamolo, sì. Stefano. Ok, va bene. Va bene? Un attimo. Sì, fatemi controllare. Se no lo aggiungo, eh? No, no, aggiungilo Stefano. No, non mi fare niente. Tu non ti aggiungere, lascia perdere. Avete già fatto tutto che dovevate fare. Ok, bene, allora, avete Stefano... fatto tutto, a posto. Stefano, sì. Quindi ricordo, allora, fra poco inviterò i costituenti a votare per la carica di presidente, poi partiranno le altre votazioni. Vi ricordo che bisogna loggarsi al sito tvradicale.it con il proprio nome utente e la propria password di iscrizione al sito. Quindi una Benissimo. Cosa molto importante per chi ci sta seguendo, per i soci costituenti che ci stanno seguendo, bisogna loggarsi per poter esercitare il voto, bisogna naturalmente essere loggati sul sito con il proprio nome utente e la propria password, altrimenti evidentemente il sito non fa votare gli anonimi, fa votare solamente quei registrati al sito che sono soci costituenti. Solo in email, prego, in email ci verranno il link alla pagina tramite la quale votare. Allora, sì. Possono esprimersi tre voti: bianca, scorretta, che vale a scheda nulla, oppure esprimere una preferenza per uno dei candidati. Bene, allora faccio io il riepilogo, quindi diciamo adesso si vota per la carica di presidente, tu il risultato del voto chiaramente tienilo da parte perché dopo farai la proclamazione. Quando sei pronto con il segretario e con il tesoriere, ci avvisi sul sito. Per loggarsi sul sito devono inserire le credenziali che il sito internet gli ha inviato quando si sono registrati sul sito, perché i passaggi sono due: registrazione sul sito e poi registrazione al congresso. Ma Donato aveva già inviato l'email? Cosa? Aveva già inviato le email? Sì, la sta per inviare. Allora, per Rodolfo, cui l'invito al voto... tranquillizziamo tutti che ancora non è partita. Sì, 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 arriverà fra qualche minuto, ci sta lavorando a Paolo Musumeci dobbiamo dire che perché tu possa accedere ti devi loggare col tuo nome utente e la tua password.
Lo diciamo anche a Francesco Porè che ci segue in chat. Ecco, scusami, Roberto. Sì. Non ho capito. No, siccome stanno chiedendo in chat, appunto, alcuni. Paolo Musumeci diceva che non, a lui non lo fa votare dal portatile, dal cellulare, voglio dire. E gli ho spiegato che si deve loggare col suo nome utente e la sua password. Vedo Francesco Porè in chat. Mi piacerebbe tanto che lui intervenisse a portare un saluto, visto che abbiamo questa fase. Vogliamo procedere con lo spoglio della votazione della mozione dello statuto, Marco? Beh, io, guarda, procederei con lo spoglio perché il seggio elettorale è chiuso, così diamo già il risultato per quanto riguarda mozione e statuto. E dopodiché, se poi è disponibile, gli facciamo fare un intervento di saluto che sarebbe, diciamo, gradito, se lo vorrà, chiaramente. Allora, guarda, tipo emanuensi, noi siamo pieni di tecnologie, però questa volta ti chiedo di fare l'emanuense, Roberto. Ok, dimmi. Devi soltanto segnare il numero dei voti, perché poi faremo un bel riepilogo su un tabulato Excel e lo metteremo online. No, bianche e nulla. Esatto. Allora, adesso io chiamo solo i voti allo statuto, nel suo complesso. Verificheremo pure l'orario, ma... Allora. Gianni Colacione, allo statuto, ha votato approvo. Ok. Quindi un voto. Ok. Io intanto... Più veloce, Marco. Sì, sì. Paolo Musumeci ha votato per lo statuto, approvo. Ok. Riccardo Trick Track. Riccardo Mussuti sarebbe. Ecco, perfetto. Sì, lo approvo. Quindi sì. È un voto di approvazione. Siamo a sempre 3. Sullo sì. Francesco Poirè sullo statuto, approva. Siamo a 4. Salvatore Moscato sullo statuto, approva. Siamo a 5. Giovanni Tateo Chinaschi, sì, Tateo, allo statuto non approva. Siamo a no, un no. Claudio Giuseppe Scaldaferri allo statuto astenuto. Ok. Claudio Barazzetta allo statuto approvo. Ok. Aspetta, vado a caccia degli statuti. Saverio De Morelli allo statuto approvo. Ok. Donato Volpicella allo statuto ha votato sì, quindi approva. Ok. Mozione. Stefano Russo allo statuto ha votato approvo. Ok. Allora, mozione, statuto. Allora, Marco Marchese allo statuto approvo. Ok. Roberto Mancuso allo statuto approvo. Ok. Riccardo Cristiano allo statuto approvo. Ok. Ha votato sì, quindi è approvato. Mozione. Allora, alle 21:36, quindi in orario. Andrea Deliberato allo statuto astenuto. Astenuto, ok. Sì. Stefano Bilotti allo statuto sì, quindi approva. Ok. Mozione. E poi c'è un voto in ritardo che non possiamo accettare, quello di Rodolfo Viviani che se n'è accorto tardi. Questo non c'entra. Bene, abbiamo terminato. Quindi se fai il calcolo e la allora, 13, per quanto riguarda lo 13 statuto. Sì, un no, due astenuti e una scheda arrivata in ritardo, quindi non la consideriamo proprio. Quindi 13 sì, un no e due astenuti. Quindi lo statuto, così come modificato dagli emendamenti, è approvato. Adesso passiamo alla mozione. Allora, Riccardo Gustuti, Riccardo Trick Track sarebbe? Sì. Alla mozione approva.
Aspetta solo un attimo perché su Skype ci ho ricevuto un messaggio, vediamo chi è. Allora, sì, allora, Donato Volpicella ci dice che si può votare per la presidenza fino alle ore 22:40. Ok. Ok, quindi questo l'ho comunicato. Sta scrivendo ancora un'altra cosa, vediamo un po'. No, ci ha ripensato. Quindi l'email stanno arrivando per quanto riguarda il voto alla presidenza. Potete già votare e si può votare fino alle ore 22:40. Allora, facciamo lo spoglio per quanto riguarda la mozione. Quindi, Riccardo Gustuti, abbiamo detto che la mozione la approva. Okay. Quindi questo è il primo voto, il primo giusto? Voto, esatto. Bene. Claudio Giuseppe Scaldaferri, la mozione la approva. Ok. Salvatore Moscato, la mozione la approva. Ok. Claudio Barazzetta, la mozione la approva. Ok. Donato Volpicella, la mozione la approva. Ok. Francesco Poirè, la mozione la approva. Ok. Giovanni Tateo, la mozione si astiene. Questo è un voto di astensione. Ok. Stefano Russo, la mozione la approva. Ok. Paolo Musumeci, la mozione la approva. Ok. Rodolfo Viviani, la mozione la approva. Ok. Roberto Mancuso, la mozione la approva. Ok. Marco Marchese, la mozione la approva. Ok. Andrea Deliberato, la mozione la approva. Ok. Stefano Bilotti, la mozione la approva. Ok. Saverio De Morelli, la mozione la approva. Ok. Abbiamo terminato. Finito? Sì. Allora, il risultato aspetta, è quello. Aspetta, scusa, aspetta. Devo solo controllare una cosa. Sì, no, Andrea Deliberato, no, questo non c'entra nulla, Saverio De Morelli, sì, alle 21:39. Perfetto, sì, ti confermo tutto ciò che ti ho detto. Allora, i risultati sono 14 sì per approvazione della mozione, 1 astenuto, nessuna scheda bianca, nessuna scheda nulla e nessun no. Di conseguenza, all'unanimità, la mozione è approvata. No, con un astenuto. Con un astenuto. Quindi, a larghissima maggioranza, la mozione è approvata. Io in chat scrivo applauso. Bene, visto che non abbiamo la possibilità di applaudire, allora applaudiamo in chat. Adesso dovremmo collegarci nuovamente con Donato Volpicella per chiedergli per quanto riguarda le altre cariche come siamo messi. Vediamo se riusciamo a stabilire un collegamento. Chiamo Donato? Lo puoi chiamare? Sì, certo. Sì, chiama Donato, sì. Ah, ci dice un attimo, di aspettare un attimo. Okay. Allora, restiamo in attesa. Intanto io voto il presidente. Ecco qua, è semplicissimo votare perché nella casella di posta elettronica ho trovato un'email. È sufficiente cliccare sul link contenuto nell'email, dovete essere preventivamente loggati al sito e poi troverete una scheda elettorale elettronica semplicissima dove c'è scritto elezione del presidente. Tramite questa pagina puoi inserire il tuo voto e i voti di coloro che ti hanno delegato il proprio diritto di voto. E trovate, diciamo, il nickname col quale vi siete loggati sul sito. C'è un menu a tendina dove potete scegliere fra scheda bianca, scorretto significa che è annullata la scheda, e poi Stefano Russo e Roberto Mancuso. Allora, in questo momento io ho espresso il mio voto e poi c'è il bottone invia voti e quindi il gioco anch'io è fatto. Anch'io ho espresso fatto, il mio voto e siccome praticamente veramente ce lo siamo scambiato è di una semplicità esiste, unica. Poi diciamo che non esiste lo scambio di voti. Allora, grazie, i voti sono stati inseriti con successo, non puoi votare, il sistema ti dice che si può votare una sola volta perché questo è un sistema elettronico che prevede la possibilità di votare una sola volta, solo su invito,
solo alle persone abilitate, che sono quelli che possono votare, vale a dire chi si è iscritto con chi si è iscritto come socio costituente. Ecco, c'è Antonella Dentamalo, scusate un attimo, un attimo se mando questo bianco, anzi mando la mia camera. Perché forse abbiamo un intervento. E poi ci deve scusare Francesco, perché ci terrei molto a sentire Antonella. Vabbè, solo audio. Allora, stiamo cercando, vi spiego io ai congressisti cosa sta accadendo, stiamo cercando di stabilire un contatto con Antonella Dentamaro Spolaor, che forse ci farà un intervento. Noi stiamo cercando di intrattenervi, perché adesso c'è la fase del voto, per cui diciamo è quella fase che quando si è in congresso diciamo ci sono le persone in fila, che chi da una parte va a ritirare la scheda e chi dall'altra invece fa la fila per metterla nell'urna, solo che qui il tempo dello spoglio è azzerato, perché allora interverrà Antonella Dentamaro per portarci un saluto. Ci perdonerà Francesco se lo facciamo intervenire dopo, perché Antonella ha dei problemi di bimbi in casa che dormono, infatti si sta mettendo in un posto isolato. Bene, Francesco ci dice in chat: non vi preoccupate, per cui io la chiamerei immediatamente e gli darei la parola. Sì, si sta spostando in un posto isolato in modo da non disturbare i bambini che dormono. Bene, diciamo intanto, tutto ecco, intanto Donato sta mandando il link per l'accettazione della candidatura a segretario, quindi da qui a poco, ecco qua, sì, da qui a poco riceverete anche l'email per quanto riguarda, ecco, accesso negato, giustamente, perché mi devo loggare, e allora lo faccio dall'altro computer. Tutto in diretta, ragazzi. Vabbè, per forza. Io mi cucco un'altra caramella, perché anche a me la voce sta andando via. Vogliamo salutare tutti coloro che sono in chat. Abbiamo raggiunto, ecco, in questo momento ci sono, nonostante l'orario tardo, 24 chatters. Allora, aggiungiamo Antonella. Ciao Antonella. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuta nel congresso di TV Radicale, di cui sei socia costituente, oltre che essere stata una delle anime e delle colonne portanti della prima web TV Radicale. A te la parola per un saluto. Troppo buono, Roberto, voi siete stati bravissimi, io sono stata un po' assente fisicamente, materialmente, ma vi ho seguito moltissimo e devo dire che, insomma, l'ho già scritto anche nell'intervento per il congresso, è un esperimento molto riuscito che deve essere assolutamente sostenuto, perché è uno strumento utile per tutti i compagni. Lo sapevamo che questo era il nuovo mezzo, i nuovi media, ci abbiamo studiato tanto, ne abbiamo guardato, e tu Roberto soprattutto ci hai insegnato molte cose su come si poteva fare, come si poteva realizzare questo esperimento. Quindi veramente complimenti. Grazie Antonella. Io spero che tu vorrai entrare a far parte anche della struttura di TV Radicale. Sai che, come da statuto, noi saremo dotati di una giunta e di un comitato di redazione. Io spero veramente che tu vorrai dare la tua disponibilità, perché il tuo aiuto sarebbe prezioso per tutta l'associazione.
se posso, ma molto volentieri, sapendo quali sono, utilizzatemi nelle mie, in tutte le forme in cui vi potete utilizzare, io veramente molto volentieri, anche come, come esperienza di comunicazione, questo diciamo in generale, e proprio come strumento radicale. Perfetto Antonella, noi ti ringraziamo veramente tanto, non ti vogliamo trattenere perché sappiamo che insomma non puoi fare rumore in casa e quindi ti salutiamo e grazie per aver partecipato. Grazie Antonella, grazie. Un abbraccio. Grazie Antonella, un abbraccio anche a te, ciao. Roberto, prendo io un attimo la parola. Prego, prima Marco. Prima dell'intervento di Francesco Poiré, allora per annunciare che alle 22.14, quindi fra pochi minuti, riceverete anche l'email d'invito per votare il segretario e il seggio elettorale è aperto dalle ore 22.15 alle ore 22.45. Ok. Quindi in questi 30 minuti si potrà votare il segretario. Adesso Donato sta lavorando al modulo per quanto riguarda il tesoriere. Quindi ricordo al candidato unico Rodolfo Viviani, adesso Donato ci avviserà, ecco, Donato Volpicella ci dice preparo il tesoriere, quindi Rodolfo fra poco gli trasmetteremo un link dove dovrà rispondere a quel link scrivendo nel campo descrizione. Io spero che Rodolfo ci segua nella chat. Il suo nome e cognome in maiuscolo. Rodolfo, dai un cenno in chat. Vabbè, intanto chiamiamo Francesco. Sì, sì. Marco, che dici? Allora, chiamiamo, sì, Francesco. Chiamiamo Francesco. Francesco, che dovrebbe essere questo. Ok. Ciao Francesco. Ciao, come stai? Ciao Francesco, benvenuto. Benvenuto Francesco, ci mandi il video? Eccoci qua. Ci mandi il video Francesco? Mi vedi? Sta caricando, ti vediamo perfettamente. Perfettamente. Okay. A te la parola Francesco. Allora, io volevo ringraziarvi per tutto il lavoro che avete fatto e che state facendo. Che dire, purtroppo in questi ultimi 10 giorni non sono potuto essere molto presente, anche perché per alcuni di questi giorni non sono stato neanche in Italia, quindi ho avuto un po' di, ho finito le mie vacanze, ho avuto un matrimonio di una carissima amica ieri, quindi sono stato abbastanza preso in questi ultimi 10 giorni, quindi non ho potuto seguire molto il congresso, però sono felice di quel poco che sono riuscito a vedere, di delle candidature che sono state effettuate per l'elezione, quindi vedremo come finirà. Comunque sia, sarà l'inizio di, immagino, un altro bell'anno da passare insieme in compagnia. Grande Francesco, tu ovviamente sei la nostra testa di ponte verso il nord, visto che sei a Milano, e io sono sicuro che ci sarà la possibilità di, con i compagni di Milano, di potenziare l'iniziativa anche per TV Radicale, che so che tu credi in questo strumento, ci credi sin dall'inizio come mi hai detto, e quindi niente, chiaramente lo sai che ti incastreremo per avere un ruolo anche negli altri organi dell'associazione, cioè giunta, comitato di redazione, perché insomma è importante che tu sia presente, che tu possa, perché tu possa dare il contributo, così come hai già fatto in passato tante volte. Ho io una domanda da fare a Francesco. Dimmi. Francesco, l'associazione diciamo presso la quale sei segretario, non lo so, valuterà se diventare soggetto costituente di TV Radicale iscrivendosi a TV Radicale? Ma guarda, ne penso di proporlo già domani in giunta di segreteria prima della riunione del lunedì, quindi... Bravissimo, quindi, Francesco, bravissimo. Si vota
Non so cosa sia successo. Sono tre della giunta di segreteria dell'associazione, quindi penso che sia abbastanza logico. E poi, come ha detto Roberto, ci abbiamo sempre creduto fin dall'inizio, quindi penso che sia un ottimo strumento anche per tutte le realtà locali, questa TV radicale. Quindi sicuramente l'appoggio delle realtà locali, delle associazioni locali alla Web TV dovrebbe essere uno dei primi punti su cui il tesoriere dovrà operare per la raccolta appunto di fondi e vedere un attimo di riuscire ad allargare questo strumento che appunto è il futuro, quindi sicuramente domani ne parleremo. Grazie. Guarda, Francesco, io ti posso annunciare che si iscriveranno a TV Radicale l'Associazione Calabria Radicale, che ha già deliberato in direzione, l'Associazione per la Grande Napoli, che ha già deliberato anche nel suo organo dirigente, e l'Associazione Certi Diritti domani terrà una riunione di direttivo, per cui verrà fatta la proposta, allora ne hanno già discusso in mailing list ed erano arrivati solo degli apprezzamenti e non dei dinieghi. Quindi, anche diciamo Rientro che Dolce, no? Anche Rientro Dolce ne sta parlando. Anche quindi Rientro Dolce ne sta parlando, ne abbiamo parlato prima con i vari interventi, quindi sono già 4-5 le associazioni che si stanno ben muovendo, quindi questo è di buon auspicio. Chiaramente sarà necessario che ce ne siano delle altre, e io su questo qui sono assolutamente fiducioso. Poi avremo molto probabilmente un tesoriere feroce, perché si è già espresso prima in chat che ha precettato tutti, quindi non so, almeno da questo punto di vista l'associazione, voglio dire, avrà il suo sostentamento. Poi magari si prenderà la cassa e se ne andrà alle Maldive, pardon, con quello che riuscirà a prendersi al massimo potrà arrivare ad Ischia. E vabbè, pazienza, quelle sono cose che poi possono capitare. Certo, fammi disturbare, ormai siamo in un happening, il tesoriere candidato, perché è sparito, deve eccolo. Se continua, no, sono chat, io pagate, dice il chat. No, ma sono in contatto con il tesoriere. C'è Donato che sta lavorando al modulo. Come, Francesco, cosa hai detto? Con i low cost si fa presto ad andare in Ibiza. Arrestare Ibiza è un pochino più complicato, insomma. Va bene, Francesco, niente, e poi chiaramente ti aggiorneremo su quello che è accaduto in questi giorni, perché tu sei stato via, sono successe tantissime cose, Francesco, alcune allucinanti, altre meno, però faremo sicuramente, non so se domani o dopodomani, poi lo decideremo, una riunione, e quindi ti informeremo su tutto quello che è successo, per cui abbiamo preso alcune decisioni anche a livello statutario, come hai visto, rispetto a Radicali Italiani e quant'altro, sì. Però poi te ne parleremo, va bene. Francesco, noi ti ringraziamo, se vuoi aggiungere qualcosa. No, buona continuazione, io sono qui attendendo le mail per votare segretario e tesoriere, visto che il presidente è già stato votato. Manca un minuto, fra un minuto arrivano le mail, alle 22:14. Sì, no, ma io quello l'ho già votato, quindi su quello sono tranquillo. No, arriva l'email del segretario adesso, per il segretario. Ok, perfetto. Quindi hai visto, ti è piaciuto questo congresso tutto online, che è riuscito perfettamente, come una macchina da guerra, una gioiosa macchina da guerra, come disse Achille Occhetto anni addietro. No, assolutamente veramente sì, anche le candidature, voglio dire, sono tutte persone che ci hanno creduto fin dal primo momento in questo progetto, quindi sono anche assolutamente felice di queste candidature. E niente, quindi buon fine congresso a tutti e ci riaggiorniamo nei prossimi giorni. Va bene, Francesco, grazie per il bel sorriso che ci regali. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Grazie Francesco, a presto. Ciao. Ok Marco, quindi tra un minuto quindi arriverà la seconda scheda, giusto? Sì, tra un minuto arriverà la seconda scheda, che è quella per votare il segretario. Io vi avviserò appena la ricevo io, e intanto Donato sta predisponendo per il tesoriere.
tanto avvenivano delle email con il nome, non hanno capito che dovevano cliccare sul link. Molti hanno risposto all'email. Allora, Riccardo Cristiano e non so chi sia questo, Mazlui 61, non so chi sia, hanno risposto all'email invece di votare, dando il voto a me, ma senza andare sul link per votare. Allora, Riccardo Cristiano, qual è l'altro? L'email, lo invitiamo. L'email, anche lo stesso stanno facendo per il segretario. Riccardo Cristiano, è arrivata l'email in questo istante. Allora, dobbiamo ricordare a mazlui61@libero.it, non so chi sia, è votato male, bisogna votare cliccando sul link, si aprirà una pagina del sito, bisogna loggarsi ed esprimere il voto. Il voto per email non è valido perché il voto è segreto. Allora, io spiego invece a Riccardo Cristiano che ha già fatto, ok, tanto Riccardo non sta molto lontano da me, sta a 2 metri da me, su un io altro non computer. So chi sia mazlui61@libero.it, lo dobbiamo mettere... Luigi Mazzotta deve cliccare sul link che gli è arrivato, quindi Luigi, se ci senti devi cliccare, se ce la fai, non so se sono scaduti i termini, forse sono scaduti i termini. No, no, non sono ancora scaduti. A che ora scadono? Per quanto riguarda... Presidente. Lo dobbiamo forse sono scaduti. Sono scaduti alle 22:40, avevi detto, ho capito male. No, per il segretario. Mi sembra, Marco, che fossero 22:40. Boh. Lo chiediamo a Donato, non è un problema. E niente, Mazlui e giustamente Mazzotta Luigi, sì. Sì, allora è arrivato il link per Rodolfo, che io gli giro immediatamente. Allora, Rodolfo, se può venire nella chat di Skype, ecco. Eccomi, allora ti ho inviato il link. Loggati, apri e scrivi in maiuscolo il tuo nome e cognome per accettare la candidatura. E sì, è già scaduta alle 22:15. Alle 22:15, quindi questo per Mazzotta? Per Luigi? Sì. No, vabbè, pazienza, è stato disperso il voto. Sì. Ma è strano perché Riccardo è riuscito a votare, se non sbaglio. Ah no, allora forse ho letto male io. Allora, se Donato ci dice a che ora scade il tempo per votare il presidente. Vabbè, al massimo 22:40, mi ricordavo bene. 22:40, va bene, 22:40, ok. Allora, mandatemi un link, bisogna mandare il link a Luigi Mazzotta. Allora, Luigi, ti devi innanzitutto loggare sul sito mettendo la tua username Luigi Mazzotta, Luigi spazio Mazzotta, e la tua password che dovresti ricordare, perché te l'ho cambiata proprio l'altro giorno. Dopodiché bisogna mandare il link, e ce l'hai nell'email che ti ha mandato Donato, il link, Luigi, l'email a cui tu hai risposto. Ma possiamo fare una cosa, possiamo chiamare Luigi, visto che fa parte anche del comitato promotore, lo mettiamo online? Sì, chiamiamo Luigi. Perché questo qui può servire anche per evitare errori, diciamo, ad altri. Fra l'altro Rodolfo mi dice che per Luigi la parola loggare è una parola oscena. Ok. Ciao Luigi. Ho fatto un intervento bellissimo antitecnologico. Ci mandi il video, Luigi, che ti vogliamo vedere nelle vesti di paziente inglese. Questa è la mia veste, è chiaro. Luigi, guarda, guardaci il video. Dovresti votare, però. Dovrei votare, ma come voto? Questo vorrei capire. Allora, guarda, te lo spiego io in un modo semplice.
Operazione numero 1, devi andare sul sito www.tvradicale.it e ti devi loggare. Loggare non è una paroloscena, ma se vai su homepage... Seguimi un attimo, se tu vai in homepage sul sito www.tvradicale.it... E aspetta che poi ci vado subito. Mi stacco dal video, aspetta. Poi si stacca poi. Ah, ma io ora sto sulla pagina... Allora, clicca su home. Clicca su home, tanto lascia stare. Ecco qua, su home, vediamo. Adesso guarda che a sinistra, sotto l'elenco dei canali, lì hai la possibilità di accedere come utente. Quindi c'è già il tuo nome e cognome scritto Luigi Mazzotta? Sì, c'è scritto. Ok, allora adesso vai nell'email, che ti ha mandato Donato. E dove la trovo questa email? Nella tua casella di posta. Ma nella mia casella di posta significa sull'email, no? Sull'email, certo. Quindi devo uscire da qua e me ne devo andare nell'email. Vabbè, allora vai apri un'altra finestra. Allora, se no vai, esci da qua, tanto ti riconosce il sito. Ma intanto Rodolfo Viviani sta dicendo: staccategli la spina, eutanasia libera. Questo è allora vai nella mail, dai Luigi, dai che ce la facciamo a digievolverti. E poi una volta che vado nella mail che faccio? Perché poi ti guido io Luigi, non ti preoccupare. Ti sento più poi dopo, no? Non ti preoccupare, ci senti. Ti sento, è vero. Aspetta che mo sto andando nelle mail. Perfetto. Ma vedi una cosa, allora libera. Ma tu non leggi le email perché c'era scritto chiaramente nell'email. Ma io l'avevo letta ora l'email. E prima... diceva cliccare su questo link. Rodolfo Viviani ci informa che sta morendo dalle risate. Anche Vabbè, però almeno il congresso si può pure stare allegri, no? Assolutamente sì. Allora, dalla chat, visto che questo è, adesso sono chiacchiere in libertà. Ma questo è il bello della diretta. Allora. Appunto, dobbiamo aspettare che si chiuda il seggio elettorale. Io sono sul mail, votazione segretario. C'ho qua. Allora, tu c'hai prima voto presidente scritto. No, prima voto presidente, sì. Allora, c'è scritto, puoi esprimere il tuo voto per l'elezione alla carica di presidente andando al seguente indirizzo. E c'è un link, clicca là sopra. Lo premo. Fra 3 minuti arriva la scheda elettorale nella casella di posta elettronica per il tesoriere. Aspetta Marco, non facciamo confusione. E allora Luigi Mazzotta invia voti. Ok, c'è una finestrella, giusto? Una tendina. Ci sono i nomi dei candidati, c'è Roberto Mancuso, Stefano Russo, Bianca e Nulla. Questo l'ho mandato già. Scegli quello che devi votare. Hai già selezionato? Sì, il presidente già l'ho mandato, dai. L'hai mandato già il presidente? Oh, è molto fare adesso fai la stessa cosa per il segretario. Per il segretario. Ora devo sempre andare nella home? No, devi andare nell'email. Ah, giusto, nell'email, hai ragione. Vai lui, fatti un paio di tiri che capisci subito, sempre Rodolfo Viviani. Votazione segretario. Non lo so. Votazione segretario. Scusatemi, ai congressisti voglio dire chi è in questo momento collegato e chi ha piacere, voglio dire, di intervenire. È sufficiente che adesso sono chiacchiere in libertà. Okay. Nel frattempo che aspettiamo che si chiuda. Chiedo anche segretario, Bravo, visto bene, che la semplice. Grazie Luigi. Mi avete seguito, se no non vorrei potuto. E lo stesso devi fare adesso che ti arriva l'email per il tesoriere, Ecco, okay. Per il tesoriere, esattamente fra un minuto partiranno le email con l'invito al voto. Allora, per aspettiamo in linea che gli facciamo tesoriere. L'assistenza in linea a Luigi, dai. Va bene, ma resta in linea Luigi, resta. Non vorremmo che tu non votassi per Rodolfo. La presidenza chiede la parola e chiede agli altri se stanno un po' zitti. Io ho votato l'emendamento contro, Rodolfo. Fra un minuto troverete i congressisti, coloro che si sono registrati al congresso come soci costituenti, troveranno la terza scheda per eleggere il presidente. Allora, fra più o meno un minuto e mezzo troverete l'email, dovete fare la stessa operazione che avete fatto prima, cliccare sul link e votare.
il seggio per quanto riguarda il presidente resta aperto fino alle ore 22:55. Credo che alle 22:56-57 avremo l'esito del voto e la proclamazione. Ci collegheremo con Donato Volpicella per questa cosa qua, al quale chiedo se è nelle condizioni nel giro di 2-3 minuti di fare la proclamazione degli eletti. Se Donato ci sente e ci dà un cenno nella chat di Skype, poi volevo avvisare per tutti i congressisti che chi ha piacere di intervenire adesso per questa mezz'ora di chiacchiere e libertà è il benvenuto, possiamo raccontare barzellette, possiamo ridere, possiamo piangere, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo fare discorsi politici. Ma se c'è ancora Dina, a me non dispiacerebbe sentire Dina cosa ne pensa di questa fase congressuale. Ecco, intanto Donato ci sta rispondendo a quello che stavamo dicendo prima. Chiama e votate. Allora, salutiamo Luigi. Luigi, mi raccomando, per il tesoriere devi fare la stessa cosa che hai fatto, la stessa procedura. Ti salutiamo. Allora, chiamiamo Donato. Eccoci, Donato. Sì. Un attimo che chiudo un po' di... Allora... Le tue fatiche sono quasi alla fine. Allora, sì, facciamo un po' di epilogo. Fra l'altro tu sai già che un attimo è il presidente. Un attimo che devo votare. Allora, fatemi votare. Il voto è segreto, ovviamente. Ah, ecco qua, allora, il voto per... Io riepilogando quelle che sono le scadenze. I soci costituenti hanno diritto, cioè possono votare, hanno diritto di votare la carica di presidente entro le 22:40, la carica di segretario entro le 22:45 e la carica di tesoriere entro le 22:55. Allora, bene, tu i risultati entro quanto tempo riesci a darceli? Tempo reale. Allora, i risultati finali verranno restituiti automaticamente dal modulo voto NER di Rombolini ad ogni congressista alla scadenza, perché è quello che prevede il modulo. Ah, quindi conosceremo per primo il risultato del presidente, che è l'unico dove ci sono due candidati. Alle 22:40 ognuno riceverà un'email con il risultato. No, alle 22:40 posso anche dirvelo, però alle 22:40 avrete il link dove ci saranno i risultati delle elezioni, quindi ognuno potrà controllare il risultato. Tutti e noi faremo la proclamazione. Com'è? Tutti i soci costituenti avranno l'email con il risultato. No, potranno vedere sul sito il risultato. A quale link? Lo indicherò. Indicherò nella chat. Ah, ok, perfetto. Vorrete sapere troppo adesso. Allora tu alle 22:40 in chat ci darai il link e ognuno andrà a vedere chi è stato eletto come presidente. Poi alle 22:45 a questa accadrà per il segretario e alle 22:55 accadrà per il tesoriere. Dopo possiamo chiudere i lavori di questo splendido congresso, che no, tranne se non si blocca il modulo Romolini. A proposito, ecco, Vittorio Romolini va ringraziato perché ha messo a disposizione questo software, questa tecnologia che ha sviluppato, è compatibile con il sistema CMS di Drupal, e che quindi va ringraziato per averci dato questa opportunità. Altrimenti, per fare un congresso online, noi dovevamo approntare, siccome bisogna garantire la segretezza del voto, dovevamo approntare il voto per posta e quindi la proclamazione si sarebbe fatta fra una decina di giorni, come è accaduto all'ultimo congresso di Calabria Radicale. Calabria Radicale ha, diciamo, utilizzato il voto per posta. E la prossima volta utilizzerà il voto NER col modulo Romolini, e chiederemo chiaramente l'assistenza di Donato Volpicella.
che va ringraziato per tutto il lavoro che ha fatto, preciso e puntuale, perché se tutto quanto ha funzionato è perché c'è un gruppo di persone affiatato e che ha lavorato molto bene e con molta precisione per garantire la buona riuscita e la scorrevolezza di questo congresso, che ha avuto un'unica defaianza per colpa della banda quando è caduta precedentemente, ma una defaianza che è durata 3-4 minuti, non di più, e quindi possiamo ritenerci molto soddisfatti. Io vi ho dato, diciamo, quei numeri, li voglio ricordare perché magari all'inizio del congresso non c'erano, diciamo, tutti quelli che sono presenti adesso. Voglio darvi, ecco, Riccardo dice applauso, perdonato, io mi associo. Voglio dare, diciamo, i numeri del nostro congresso, che sono, diciamo, migliorati rispetto a quelli che io ho potuto prendere oggi intorno alle 12. Alle 12 c'erano 45 congressisti, 25 soci costituenti e 20 osservatori, ma già i soci costituenti sono aumentati perché abbiamo avuto in diretta l'iscrizione di, aiutami Roberto, di Virginia Fiume. Esatto, di Virginia Fiume, non mi veniva, incomincio a fondere la testa. Siamo perché 27 sono molte ore... iscritti, eh? Esatto, partiamo con 27 iscritti, quindi mi sembra un buon numero. Poi i 20 osservatori, molti di quei 20 possono facilmente trasformarsi in iscritti. Poi volevo sottolineare che nel forum, su 23 argomenti, il forum, la parte esclusivamente dedicata al congresso, sono stati sviluppati 23 argomenti con 234 interventi. Cioè, solo su un congresso online può accadere questo, perché in nessun congresso, pur che duri 4 giorni, 5 giorni, è possibile snocciolare, è possibile far parlare 234 persone. 234 interventi, e in nessun congresso è possibile far parlare, diciamo, più volte la stessa persona su più argomenti, che amplia le possibilità di intervento e amplia le possibilità di dibattito. E sempre sul forum abbiamo registrato, da domenica fino a oggi alle 12, 3.886 visualizzazioni, quindi è stato molto seguito. Il sito da domenica fino a oggi alle 12 ha ricevuto 901 visite, 370 visitatori unici, cioè 370 persone sono venute sul nostro sito per informarsi sul nostro congresso, hanno letto 10.610 pagine, perché sono queste le pagine viste. Ogni visitatore ha visitato quasi mediamente 12 pagine, restando sul sito circa 10 minuti, 9 minuti e 46 secondi di media. Ultimo dato, la frequenza di rimbalzo bassissima, quindi questo è molto positivo, 0,44%. La frequenza di rimbalzo è un dato in internet importantissimo, vale a dire, analizza il comportamento del visitatore che visita la prima pagina di un sito e vede da dove esce. Se un visitatore entra nell'ingresso della pagina, va via immediatamente, significa che non è stato catturato il proprio interesse. Quindi un sito che ha per esempio il 90% di frequenza di rimbalzo significa che i visitatori che entrano, pur essendo numerosi, non trovano interessante il sito. Da noi non è così, perché su TV Radicale la frequenza di rimbalzo è 0,44%, quindi significa che la totalità di coloro che sono entrati hanno visitato più di una pagina, quindi l'interesse è stato catturato. Questi sono i numeri di questo congresso e mi è piaciuto ricordarveli nuovamente. Io vedo il viso molto compiaciuto anche di Roberto Mancuso, e quindi se, non lo so, c'è qualche altro intervento, qualche altro che possiamo aggiungere. Io volevo invitare Dinadina a dirci qualcosa. Dinadina, ti possiamo chiamare? Dinadina? Sì. Dinadina, ti possiamo chiamare? Rodolfo Viviani dice una frequenza di rimbalzo dello 0,34 è mostruosa, in realtà è 0,44, vabbè, ma un decimo di punto. Allora chiamiamo Claudia Sterci, Dinadina. Eccoci Claudia. Eccomi. Come va Claudia? Cosa bisogna commentare, che è successo? No, come stai? Ma niente, stavamo facendo un po' di chiacchiere e libertà in attesa dell'esito del voto, perché tu hai votato, hai avuto difficoltà nel voto delle cariche? Io sì, io non ho avuto nessuna mail. Vabbè, ma tu non sei socio costituente. Appunto, infatti non mi sono lamentata perché non
va bene così. Sono io che ho preso lo svarione, scusami. E due. Il primo due. Oggi perché ti ho detto che sei dalla direzione, no? E quindi te invece sei invitata alla direzione. Io perché sono invitata in quanto segretaria dell'associazione. Ah, poi volevo dirvi, visto che mi avete chiamato, che l'associazione radicale antiproibizionisti, se io ero segretaria e tutto era come a maggio, sarebbe stata ben felice su mia decisione di iscriversi. Siccome io invece adesso rendo conto a un gruppo operativo, come Marco sa bene, bisogna che la cosa venga eventualmente discussa e decisa dal gruppo operativo. Io non posso prendermi questa responsabilità. Lo si può proporre al gruppo operativo, che nella sua sovranità potrà decidere. In ogni caso, siamo in assenza di regole. Noi abbiamo un'associazione fantastica che opera in assenza completa di regole, perché è antiproibizionista. Ma è proprio fantastica! Cioè, proprio fantastica! Sì, è patafisica. È un'associazione patafisica. Sono delle soluzioni immaginarie. Qualcuno uscirebbe fuori a dire, ma è una cosa allucinante! E allora io lo correggerei nel dire, guarda, è allucinogena, che cosa diversa! È stupefacente, è una cosa stupefacente. Se no, che associazione radicale antiproibizionisti sarebbe? Non ho capito. E così è. 4 minuti alla proclamazione del presidente. Il presidente vincerà Mancuso, io spero bene. Mi auguro che nessuno abbia votato Stefano Russo. Donato Volpicella che gongola, e se adesso gli va in defiance il modulo Romolini. Allora, prendo la macchina, veniamo tutti a Bari. No, ma al limite dobbiamo andare in Toscana, ecco, perché Vittorio Romolini non è di Bari, io non faccio altro che appunto. Allora facciamo altre cose. Aspetta. Noi andiamo a Pisa, passiamo da Bari, ti prendiamo, ma non ti facciamo sedere in macchina. Ti lasciamo sul cofano fino a Pisa. Lo eliminiamo. Come corrovare? Tra le altre cose, Vittorio Romolini sta preparando la versione numero 2 di questo modulo, che non so, forse sarà utilizzata da radicali italiani per il prossimo congresso, adesso io non lo so. Comunque lui lo sta realizzando e io dico che potremmo utilizzarlo anche per tutte le altre elezioni, mozioni, emendamenti alle mozioni. Sì, è un sistema molto snello. Noi abbiamo fatto. Io sto leggendo la chat. Che stanno dicendo in chat? Perché stasera la chat è molto animata. Viviani mi sta dicendo: c'è Giovanardi che inizia a capire che se usa Luigi come testimonial, magari convince qualcuno sulla storia dei neuroni. ai. Ragazzi, Donato, 2 minuti, dacci il link. Ma oggi, quando è intervenuto Sergio Rovasio, parlava di quelle due ragazze, che una è morta e una è in fin di vita, sì, in un sì, gioco erotico. Sì. Ma io però non lo so, io ho qualche dubbio su questa storia, perché io non ho niente contro i giochi erotici, ci mancherebbe, figuriamoci. Però se una muore e una è in fin di vita, e non è un gioco erotico, è uno strangolamento, ragazzi, scusate. Diciamo è un gioco erotico troppo finito male, no? Non ma è lui un caso, dire, non è una sola, no? Dice è morto, è stato un caso, poteva succedere anche stando in macchina, certo, anche camminando per la strada. Qui una è morta e una è fin di vita, cioè comunque diciamo che è stato un gioco un po', un bel gioco che è durato poco, ecco. È uno strangolamento un più un gioco. C'è no, ma Sergio dubbio, osservava, diciamo... Non so voi che ne pensate. Piano. No, lo Sergio, so, infatti ha fatto anche un comunicato. Ha fatto anche un comunicato perché... dove parla di bondage e poi dice anche un altro nome che non mi ricordo. Dice che bisogna fare informazione, immagino anche che l'informazione comprenda di sapere esattamente che cosa vuol dire quel nome giapponese accanto a bondage. Qualcuno lo sa di voi? Io no. Animiamo un po' la trasmissione, non fate le pelle. Ci vorrebbe una trasmissione per questo. No, su questo qua abbiamo l'esperto, chiamata Gianni Colacione. Roberto, chiama Gianni, per favore, chiama Gianni. Rischiamo che si impali tutto, però lo chiamiamo Super Gianni. Chiama Gianni.
Io intanto vi cerco il nome di questo bondage, come? È buio? Non mi ricordo. Bisognerebbe che ci spiegasse Lovasio anche che vuol dire, perché... Vai Donato, vai con il link. Shibari. Allora... momento topico, sospendiamo tutte le discussioni. Che stiamo per proclamare il presidente. Eccoci. Donato, i risultati. Gianni, scusa un attimo. Aspetta un attimo. Gianni, tu sei stato chiamato in qualità di esperto da parte di Claudia. Lo sapevo. Siccome dobbiamo proclamare il presidente, questa discussione adesso è sospesa per un paio di minuti, la riprendiamo subito. Prego Donato. Allora, il link, certo, il link lo do in chat del live stream, ed è questo. E anche per questo bisogna essere loggati? No, assolutamente, i risultati vengono visti da chiunque. Faccio io la proclamazione? Ancora non lo vedo, eh? Allora, faccio la proclamazione? Vai! Stefano Russo, allora, schede nulle 0, schede bianche 0, Stefano Russo 1 voto, Roberto Mancuso 15 voti, e quindi Roberto Mancuso è il primo presidente dell'associazione TV Radicale. Potete applaudire. Troppo buoni. Complimenti Roberto, forza, applaudite anche in chat. Grazie, Roberto, viva il primo presidente, congratulazioni, va benissimo. Il voto NER, allora, ti sei salvato Donato, un viaggio sul cofano della macchina. Va bene. Allora, fra 3 minuti, se non sbaglio, c'è la proclamazione del segretario, giusto? Sì, alle 22.45. Alle 22.45. Nel frattempo, la parola a Gianni Colacione in qualità di esperto. Oh, vabbè, dai, adesso ne esageriamo. Comunque, il gioco, diciamo, la dottrina a cui si richiama si chiama Shibari. Shibari, che ho scritto SHI, Bari. E beh, vedi che Donato c'entra in qualche modo, quindi sì, Donato, sì. Donato, chissà chi ce l'ha donato, ce lo teniamo, che perché cosa, ci dona. Che cosa consiste? Facciamo un po' di educazione sessuale. Informazione. Praticamente deriva da una specie di una forma artistica che di legature, cioè l'utilizzo delle corde per fare delle legature che abbiano sui corpi umani, che abbiano una sorta di che realizzino un decoro estetico, insomma, molto geometrico, eccetera. È fatto sui corpi. È perché attraverso poi queste legature si fanno passare, si lasciano liberi alcuni orifizi e insomma, l'arte sta un po' in questo, però ovviamente qua poi è stato un po', diciamo, italiano maccheronizzato. Prego, prego. Io stavo guardando su Google adesso esattamente proprio questa cosa. E sì. Stavate parlando delle ragazze, vero? Sì, ma questa è una cosa maccheronizzata. Stavamo parlando del gioco erotico. Esatto, il gioco erotico consiste nel legare le persone, le persone, in genere le donne, dice qua, in maniera molto stretta, in maniera da formare anche un disegno estetico sul corpo con queste corde. Però c'è anche uno che interviene nei commenti e dice che la vera arte di questo tipo di gioco, che si chiama Shibaru ma anche in un altro modo, non prevede affatto corde intorno al collo, che qui sono dei dilettanti, che ci vorrebbe di fare un corso per fare questo tipo di... Ci vorrebbero dei corsi in 4 lezioni, forse anche 10, in cui non impara esattamente, perché ci sono i rischi, come usare le droghe, no? Ci sono i rischi, bisogna insegnare che se leghi una corda intorno al collo alla donna e stringi, quella poi muore, cioè bisogna dirgli ai ragazzi, perché non gli viene neanche in mente, molto probabilmente. No, ma poi secondo una certa mistica, cioè, insomma, le corde naturali, insomma, tutta una cosa particolare. Questi ha i dubbi della caldaia, cioè proprio una cosa anche mortificante pure questa. Donato, interrompici quando arriva il secondo momento topico del congresso. Va bene.
Allora, in chat c'è, in chat, scusami Claudia, in chat c'è qualche altro che vuole essere chiamato, che vuole intervenire nelle chiacchiere libertà? Potete continuare a parlare, leggo io la chat. Allora, abbiamo il nuovo segretario. Oh, che bene. Bella cosa. È il link. Sì, un attimo perché... Vabbè, allora, un attimo. Mettiamolo anche nella chat web. Ecco. Qui si tratta solo di vedere quanti voti ha preso il segretario. Allora, Roberto, fai tu la proclamazione? Sì, la faccio io. Allora, elezione segretario, risultati finali del voto. Marco Marchese 14 voti, pari all'87,5%. Schede bianche 2, pari al 12,5%. Schede nulle 0. Quindi proclamo Marco Marchese primo segretario dell'associazione, l'associazione telematica TV Radicale. Bravo Marco! Yeah! Alla grande! Grazie! Bravo, grande! Giovanni Tateo, no, chi è l'altro? Ah no, complimenti Marco, grazie. Va bene, applauso, buon lavoro segretario, grazie Rodolfo Viviani, bravo, ok. Allora, fra 4 minuti, grazie. Non so se vi siete accorti che si è presentato in mutande, no? L'ultimo momento topico avverrà, correggimi se sbaglio, Donato, fra 3 minuti. No, alle 22:55. Ah, ok, allora fra 8 minuti. Allora, possiamo continuare la discussione? Sì, certo, io volevo appunto continuare. Allora, siccome sono 8 minuti, io mi vado a fumare una sigaretta e mi festeggio la presidenza, va bene? Ah, bene. Vai Claudia. Allora, questo ingegnere che ha, diciamo, che ha sbagliato questo gioco erotico, perché comunque qualcosa ha sbagliato, siccome il gioco consiste nel legare la donna, ma anche nell'appenderla, perché una cosa fondamentale sta nell'appenderla, infatti usano dei garage, dice qua nell'articolo, perché hanno bisogno di posti dove nessuno li possa vedere, ma anche dove ci siano strutture dove potersi appendere, tondini di ferro, architravi, cioè grazie, hanno bisogno, certo, di posti tipo capannoni, e lui le ha legate in sospensione insieme, non ha tenuto conto che se una scivolava l'altra si impiccava, dice nel... La stessa cosa. Un ingegnere dovrebbe magari anche pensarci, no? Poi alla fine il gioco è bello, io non sono affatto contrario al gioco, però trovo che lui, insomma, un po' di reato l'ha commesso, non sessuale, proprio di cervello, no? Ma come fai? E beh, chiaro. Donato, c'è, che non so chi è, Ben Ragazzi, che in chat scrive: sbloccatemi il link, voglio votare Rodolfo, disgraziati. Però non so se sta scherzando o sta dicendo sul serio... non so se ci spiega meglio o se puoi fare un controllo tu. Io Ben Ragazzi non so nemmeno chi è. Se non mi dice il nome e il cognome è difficile che io possa riconoscerlo. Ben Ragazzi, dici il tuo nome così vediamo, facciamo i controlli del caso se hai il link bloccato. Il link non è bloccato, bisogna loggarsi e poi fare la propria scelta. Infatti, non so se ci sta sentendo, Rodolfo in chat sta dicendo dalla neurincorsia: bene ragazzi, fate i bravi, fate casino. Io volevo rispondere. Vabbè, ho già risposto. Luigi Mazzotta. Luigi, gli ho già risposto in email, però non so cosa faccio. Benissimo. Va bene, a posto allora. Va bene. Posso rispondere a Dalietto?
Sì, sì, vai, vai, puoi rispondere tranquillamente. Davietto dice, il confine tra violenza e non violenza qual è? Ora, in genere questo tipo di giochi si basano sulla fiducia, ma anche su un consenso iniziale. Cioè c'è un consenso iniziale tra i partecipanti, che siano 2, 3, 4 di sessi diversi, c'è un consenso iniziale e poi c'è la fiducia, perché al momento che tu sei legata o legato, naturalmente devi avere piena fiducia che ci sia un codice di regole che vengono rispettate, naturalmente, perché non è che c'è il consenso a essere uccisi, quello è un altro discorso, c'è il consenso a partecipare a un gioco, e un gioco è bello quando ha delle regole, naturalmente. Per cui se è un gioco fra adulti, tutti consenzienti, che si basa sulla fiducia reciproca all'interno del gruppo, non c'è niente assolutamente di, io penso, né di violento né in nessun modo di sanzionabile. Questa è almeno la mia risposta. Il confine tra violenza e non violenza. La violenza è quando non vengono rispettate le regole del gioco. Il certo consenso poi può anche essere revocato, diciamo, in qualche modo. Come? Dico, il consenso può anche essere iniziale e poi dopo essere revocato. Ma infatti in genere questi giochi sadomaso hanno una serie di codici per cui c'è una parola chiave o comunque un gesto o qualcosa con cui quello che subisce può segnalare che vuole smettere il gioco. Naturalmente qui scatta il discorso di fiducia, e infatti a volte sono anche rapporti stabili nel tempo, perché c'è una fiducia per cui sai che al momento che tu comunque segnali che il gioco dal tuo punto di vista sta andando troppo oltre, l'altro si ferma immediatamente e ti libera chiaramente dai legami, perché essere legati ti pone in una condizione comunque di, come posso dire, neanche sottomissione, di più, di essere in mano completamente all'altro. Certo, Claudia, posso, guarda, cambio un attimo argomento, perché ti volevo segnalare, siccome ho aperto la prima pagina di Calabria Ora, no? Con una notizia che è, diciamo, in prima pagina, la notizia di massima evidenza, la cosa sicuramente ti interesserà. È un virgolettato: proibizionisti e politici, il business delle cosche. Il magistrato Vincenzo Macri insiste e replica Pinarlacchi, perché Pinarlacchi ha fatto delle, sì, sì, mo ci vuole, delle dichiarazioni veramente delle dichiarazioni allucinate in questo caso. Quindi il magistrato Vincenzo Macri insiste e replica Pinarlacchi, c'è un virgolettato, i profitti del narcotraffico si traducono in pressioni politiche. E poi segretario, Vincenzo, sì, prego, dimmi pure. Quando la facciamo questa trasmissione speciale di Leggero Euforia, che è saltata già 2 volte su questa vicenda di Macri? Che giorno la facciamo? Stabiliamo prima di domenica, facciamola nei prossimi giorni. Allora, prima di domenica vediamo un po'. Facciamo uno straordinario di Leggero Euforia. Guarda, la si può organizzare sempre che vogliamo, dobbiamo chiedere la disponibilità di Roberto per quanto riguarda la regia. Io sono disponibile venerdì, sai che no, però non è possibile. Mercoledì sono a Roma. Teoricamente potrei farla da Roma, però purtroppo, siccome so che poi avrò una cena di lavoro, no, lo spazio non c'è. Venerdì, si potrebbe fare venerdì, tu cosa ne pensi? Con, diciamo, uno strascico poi nel palinsesto di domenica, potremmo organizzare uno speciale. Senti, ma venerdì che giorno è? Sarebbe il 16. 16? Sì. Perché io il 17 devo essere in Puglia alla... C'è una cosa sulla canapa in Puglia, che c'è anche Roberto. Sì, a il Conversano. 18 poi... Ho capito. Il 18 poi sera tu ci sei per fare la Leggera Euforia? Sì, 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 il 18 sera sì. Magari guarda, anche venerdì, per me... però si può fare. Va bene, parliamo per me... poi per... Per me venerdì, se è disponibile Roberto a fare la regia, venerdì per me va bene. Così abbiamo anche la settimana per prepararci, perché su questa cosa di Macri è interessante, insomma, va studiato, ci sono molte dichiarazioni, no? Va bene, ok. Roberto, sei ritornato? Dovete sapere che Roberto, quando va a fumare una sigaretta, sono sempre due, una in fila all'altra. Poi passa per la cucina.
poi passa per la cucina, bravo, c'è sempre la parmigiana pronta, sempre pronta, quella è buona anche fredda, no? Allora noi siamo, vai, vai, dimmi. Credo che siamo arrivati al terzo momento topico. E sono tornato io. Grandi topi, Gianni, non ti emozionare. Ok. Ormai ci siamo. Ci dai il terzo link? Manca sì, 5 no, minuti. No. Così poi aspettiamo Roberto, chiudiamo i lavori, ci mettiamo d'accordo per venerdì per fare una registrazione. Prima di chiudere i lavori, io poi vorrei chiedere l'autorizzazione a Stefano per dare una sorpresa a tutti i microcongressisti, però ci deve autorizzare Stefano. Ah, ci deve autorizzare Stefano. Stefano ha già capito, se ci autorizza. Sì, è una bella sorpresa, è una bella sorpresa. Roberto e Claudia chiedevano una cosa, tu saresti disponibile... Non autorizza un cazzo, veramente. ...per fare uno speciale... Uno speciale di una leggera euforia venerdì 16 sera, da dedicare alle dichiarazioni del procuratore antimafia Vincenzo Macri. Ma sì, assolutamente, lo possiamo fare. Facciamo uno speciale. Claudia, tu a che orario proporresti? Guarda, io di qui a venerdì non so nemmeno se ci arrivo e non so neanche dove sarò, però propongo un'ora serale, non so, le 9, le 7, le 9, le 10. Alle 21. Speciale, una leggera euforia. Ok, poi chiaramente durante la settimana organizziamo i dettagli, lo promuoviamo come al solito su Facebook e via discorrendo. Io l'ho già scritto nella mia agenda. Ok. Bisognerebbe intervistarlo questo Macri. Ma di dove è questo? Procuratore di dove? Lui è calabrese e lavora ad Ancona. No, no, Ancona, a Bologna. Ancona. Sì. Avevo anche a me pareva a Bologna, ma mi ero confuso con un altro magistrato che se non sbaglio è Emilio Le Donne che è finito a Bologna. Donato, ci hai dato già il link? Certo. Sì. Se vuoi faccio allora, la programmazione, la fai tu Marco? È uguale. Falla tu allora, se c'è già il link aperto vai. Sì dai, la faccio io, così poi dopo tu vediamo se ci autorizza Stefano per questa sorpresa a tutti i congressisti. Allora, schede nulle 0, scheda bianca 1, che rappresenta il 6,3%, vabbè, ma qui le percentuali non ci indicano nulla. Rodolfo Viviani è il primo tesoriere dell'associazione TV Radicale con 15 voti. Applauso. Applauso a Rodolfo. Benissimo, fantastico. Rodolfo, complimenti, auguri, buon lavoro. Ce n'è tanto lavoro da fare. Ecco, arrivano congratulazioni, sorrisi, eccetera, eccetera. Allora, io ho esaurito il mio compito di presidenza di questo primo congresso di TV Radicale, perché essendo che abbiamo eletto il nostro primo presidente, per statuto è compito del presidente presiedere, ed è garante poi delle regole statutarie, ma è compito del presidente presiedere il congresso, per cui legittimamente tocca a lui chiudere questi lavori congressuali, del quale io posso dire soltanto che sono veramente soddisfatto e non aggiungo altro, perché ci siamo già stellati le mani in applauso e complimenti, ha funzionato tutto bene. Sono contento per l'elezione, cercherò di dare soddisfazione a tutti, ma soprattutto sono veramente felice di come sono andati questi lavori congressuali, ricchi e precisi come un orologio svizzero, esattamente come piaceva a me. Cedo la presidenza a Rodolfo Mancuso che chiuderà i lavori di questo. Rodolfo Mancuso è bellissimo. Sono troppe ore che sto collegato. Rodolfo, dai Marco Mancuso. Viviani, Marco Viviani, non ti preoccupare, Marco Viviani.
Vai, vai Roberto, la parola. Roberto Marchese. Ai, ai, ai. Solo se mi metto la coroncina da Miss. Datemi una coroncina da Miss, vi prego. Cosa posso mettermi la coroncina da Miss? Ecco, mi faccio la coroncina da Miss. Il costumino con gli strass. Allora, della ecco la coroncina da Miss. Me la son messa. È benissimo, riesce a sorprendere i congressisti perché se sta sorprendendo. No! Mi sono messo la coroncina da Miss. Lo devo fare perché mi tocca. Allora, ragazzi, chi te tocca, oh? Ragazzi, vi sto per far vedere una cosa molto importante. Mi ha autorizzato Stefano. Tenete presente però che è una bozza, quindi non è ancora il definitivo, ma siccome è veramente molto bella da vedere, ci tengo a farlo vedere. Non sto parlando di cose oscene, Gianni e Claudia. Ma io... Claudia che mi influenza. Ok, quindi ci tengo a farlo vedere. Cerco di farvi un po' di no, ti prego, non farcelo vedere, io non voglio. Ma io ci tengo a farvelo vedere. No, ma io non voglio. Non sei credibile, Marco. Ragazzi, guardatelo e ditemi se non è meraviglioso. Siete pronti? Siamo pronti. Mi sono messo pure la coroncina. Sono tutto ribollito. Un attimo, perché non ce la sto facendo più, ragazzi, scusate. Che vergogna. Allora, mandiamo lo schermo. Sono tutti allora, guardate, pensiti, loro voti. Sto per farvelo Claudia vedere. Ci sto vista col ghiaino. Sto per farvelo vedere, state attenti. Guardate che... No, ragazzi, ditemi se non è fantastico. Adesso, fuori di scherzo. Vabbè, lo faccio vedere, però, basta. Fuori di scherzo. Ditemi se fuori sta cosa. Trovatemi qualcosa di più bello di questo, ragazzi. È uno strascico. Un applauso, ragazzi. Dai. Un applauso a Stefano che lo ha realizzato. È fantastico. È fantastico perché rappresenta esattamente lo spirito di questa World TV, l'interattività. Il concept è quello dell'interattività, del liberare la scimmia che è in noi. È fantastico, veramente, è veramente, veramente fantastico. Quindi questa è solo una bozza, quindi immaginate quello che potremmo fare con questo fantastico logo, il merchandising, le magliette, le bandiere, quello che, le spillette, quello che vorremmo potremmo fare. E quindi Stefano Russo è da ringraziare veramente tanto, e a me è dispiaciuto averlo conosciuto solo da poco, Stefano, perché è una persona veramente eccezionale, che ha messo a lavoro un'intera agenzia pubblicitaria. Ma no, non esagerare, Stefano. Mi sono messo la coroncina. Aspetta, mi faccio vedere io con la coroncina e il logo. Cosa volete di più dalla vita? No, veramente bravo Stefano, e bravi tutti quelli che ti hanno aiutato nel realizzare questo concept. Ricordiamo anche il nome, io mi dimentico sempre il nome della persona che l'ha disegnato, anche se hanno lavorato in gruppo a questo logo. Se Stefano me lo ricordi in chat, perché è il vignettista del Fatto Quotidiano, se mi ricordi il nome perché a me sfugge sempre, è Gianni Burato, è colui che lo ha disegnato, è veramente molto bello, e ringraziamo Stefano Russo, la sua agenzia e tutti coloro che hanno lavorato a questo logo e a questo concept. Ve lo metto nuovamente a tutto schermo. Chiaramente è ancora da elaborare nei colori, nel tutto, però già così è fantastico, e quindi ci tenevo a farvelo vedere, e l'avete visto. Eccoci qua, Marco. Bello, bello davvero. Bene, ragazzi, io direi che è stata una giornata lunga, una giornata lunga, dura, però è stata una giornata vittoriosa, e sono le 11, ancora ci sono 20 persone che ci seguono, ci sono 25 persone sul sito e contemporaneamente collegate. Io credo che a meno che non abbiate voglia di fare una tavola rotonda extra congresso, possiamo chiudere qui le trasmissioni in diretta. Ma io propongo di chiudere la trasmissione, siamo tutti stanchi, abbiamo visto il logo, siamo rincuorati e rinfrancati, e il congresso è andato bene, per cui chiudiamo tranquillamente qua.
mi tocco la conoscina, vabbè, me la tocco. Mi sono messo per la coroncina. Vabbè ragazzi, no, veramente... Bene, allora l'appuntamento è per venerdì sera con la diretta dello speciale Una leggera euforia con Claudia Sterzi, Marco Marchese, Roberto Mancuso e altri ospiti che si aggiungeranno durante la settimana per commentare le notizie antiproibizioniste che vengono dalla magistratura italiana e più segnatamente dal procuratore antimafia Vincenzo Macri. Bene ragazzi, io vi invito a restare su Skype, intanto mi riprendo la linea, dallo studio di Lecce e saluto tutti quanti i web spettatori che ci hanno seguito in questo lungo pomeriggio, questa lunga diretta cominciata alle 15, sono le 23.05, chiudiamo la diretta di TV Radicale, ricordiamo l'esito del congresso che ha visto eletto alla segreteria Marco Marchese, alla tesoreria Rodolfo Viviani e alla presidenza il sottoscritto. L'appuntamento è per venerdì, un saluto a tutti da TV Radicale.